Buongiorno carissimi, leggiamo questa mattina dal libro di Giobbe, capitolo 28, versetto 18. La saggezza vale più delle perle. E ancora Ecclesiaste, capitolo 9, versetti 16 e 18. La saggezza vale più della forza. Ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. La saggezza vale più degli strumenti di guerra. Vale più la saggezza. Ho visto sotto il sole anche questo esempio di saggezza che mi è parsa grande. C'era una piccola città con dentro pochi uomini. Un gran re le marciò contro, le cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni. Ora in essa si trovò un uomo povero e saggio che con la sua saggezza salvò la città. Eppure nessuno conservò ricordo di quell'uomo povero. Questo lo troviamo scritto in Ecclesiaste, capitolo 9, versetti da 13 a 16. Grazie a un uomo povero e saggio, tutta la forza di un re nemico non riuscì a conquistare una piccola città priva ormai di ogni risorsa. È vero, la saggezza vale più della forza. La saggezza del povero è però disprezzata in questo mondo. Nessuno si ricorda di lui. E io ho scelto la saggezza. Il racconto di quell'uomo povero, saggio ma dimenticato, mi ha fatto pensare a colui che è stato veramente l'uomo povero, Gesù Cristo, il Salvatore del mondo che vuole essere anche il mio Salvatore. Egli può essere ammirato per il bene che ha fatto e per i principi morali che ha enunciato, ma se non ascolto il suo insegnamento e non lo metto in pratica nella mia vita, è come se non mi ricordassi di lui. Ascoltando Gesù, credendo in Lui, comprendo ciò che io sono, un peccatore, e ciò che Lui vuole essere per me, il mio Salvatore. Egli non condanna, ma dona la vita eterna a chi si affida a Lui. Conoscere Lui è la vera saggezza, e vale più delle perle, scritto in Giobbe capitolo 28, versetto 18. È una ricchezza che dura per l'eternità. Che il Signore ci benedica.